Amici Bellini, siamo in vigilia e non avendo noi la conferenza stampa di Mazzar, io devo sempre non dare per scontato che voi avete guardato tutti i video. La notizia è che non c'è conferenza stampa di Mazzar, quindi la formazione ce la dobbiamo inventare noi. Cominciamo! Allora, diamo il benvenuto a Josué Di Girolamo e a tutti i nuovi iscritti, parecchi nuovi iscritti, che magari guardando il video di ieri non tutti hanno capito, visto che ho notato che non tutti proprio hanno capito cosa avevo intenzione di dire e di fare. La maggior parte invece sì, sono orgoglioso di voi, lasciate i like, stiamo raggiungendo delle vette con i like veramente incredibili, quindi non mollate, non mollate, il Napoli non deve mollare e voi non dovete mollare, perché almeno ci togliamo la soddisfazione come community di arrivare dappertutto. E sta arrivando dappertutto finalmente la notizia, insomma, delle liste. Qualcuno comincia a porsi il problema che se arrivano questi qua, per convocarli devi mandarne fuori qualcuno, e siamo nel la logica. Ora però ci possiamo far aiutare con la lista dei convocati che già capiamo, e quindi si può intuire che la lista finale dei 25 che devi consegnare probabilmente è ancora fluida e dovrà essere definitiva per la fine del mercato. Penso che abbia una sua logica. Se andiamo a vedere con un abbraccio tattico la lista, insomma, dei convocati, fa impressione vedere che tra gli attaccanti ci sono solo Ngonj, Politano e Raspadori. C'è una moria degli attaccanti assoluta, ovviamente la squalifica di Simeone, Osimhen in Coppa d'Africa, e voi che non vi iscrivete al canale Telegram, non cliccate sulla campanella, non so quanta gente non ha le notifiche, e come vi arrivano i video se non fate una delle due cose? Di conseguenza, insomma, tutto quelli là squalificati, Kvara, eccetera, eccetera, è strano perché di solito spostano l'Instrom dove vogliono, a volte è listato attaccante, a volte è listato centrocampista. In questo caso sarebbe stato carino metterlo tra gli attaccanti, però comunque avrebbero detto lo spostate per far vedere che non mancano gli attaccanti. Oramai il Napoli si è trovato in una situazione che come si muove fa male, ed è attaccabile ed è commentabile sui social, ma noi andiamo avanti e valutiamo che se non gioca in questa partita, questa è la mia richiesta, più non è una richiesta ma è una speranza, deve essere la partita di Lindstrom. Lo abbiamo detto troppe volte, anche quando è entrato nella ripresa, quelle poche partite, insomma quei pochi minuti, questa deve essere per forza la partita di Lindstrom, perché sto leggendo in giro di un Napoli con un 3-5-1-1 con solo Politano e Raspadori davanti. Ritengo che, insomma, io non me la posso prendere con Mazzarri, ovviamente, però diventa una bocciatura pesante se ti manca Kvara, Traoré non è pronto e non c'è Stachil, non c'è Stachilad, e Raspadori deve essere utilizzato, quindi anche con il 3-5-1-1 metti Lindstrom dietro Raspadori per creare un pochino, perché lui si trova dietro, invece no, si adatti pure Politano sotto punto, lo adatti seconda punta, veramente sono costernato già. È veramente una cosa impossibile. Li vedete tutti gli altri, ovviamente. Ancora Østergaard, dopo le parole di Laurentiis che ha detto noi non possiamo cedere finché non abbiamo valutato i nuovi acquisti, quindi dava ancora per una possibilità quella di acquistare Perez. Non ho guardato la partita dove l'Atalanta ha vinto contro l'Udinese, anche il Torino ci ha affiancato in classifica, loro ci hanno battuto, quindi brutto, brutta roba, troppe squadre, ve l'ho detto, troppe squadre, la rincorsa diventa faticosa. Mi dicono, non ho visto, quindi potrebbe essere una butade, mi dite voi nei commenti, che Perez non ha giocato affatto bene. La solita cosa, ma quello già c'ha la testa a Napoli perché ha firmato, ha già fatto. Ragioniamoci bene, vale la candela questo gioco con i soldi da spendere, con un giocatore che non ti fa fare un salto di qualità rispetto a Østergaard? Veramente non lo so, però sta al Napoli fare queste scelte e noi possiamo solamente commentarle, e possiamo commentare il report dell'allenamento che... ci dice qualcosina in più, visto che Mazzarri non parla. È una roba vergognosa che non possiamo sentire conferenze, salta una volta la conferenza post partita, quella prepartita, ma quella già la fa. I complici sono gli sponsor, i complici sono i giornalisti, che oramai non lo dicono, non parla Mazzarri, e non dicono niente, non lo commentano mai, per voi è tutto normale.
che il mister della nostra squadra non parli, che la Lega non dica niente. Ci sono dei contratti dove tu, quel nome anche dello sponsor, deve uscire un numero di volte dietro l'allenatore. Sono degli appuntamenti che non puoi saltare. Quello è silenzio stampa. Il silenzio stampa, se si fa serio, e ADL non parla ogni volta che gli mettono un microfono davanti, e Osimhen non può parlare, specialmente quando sta fuori dall'Italia, e i procuratori devono star zitti. Di conseguenza, un silenzio stampa a convenienza che conosciamo già tantissimo tempo fa. Male anche Mazzarri che non si sia imposto, però deve partire sempre dalla società questa decisione, perché lui ce l'ha detto. Mi hanno detto di non parlare, ma io ci voglio mettere la faccia. Né e mo non ce la vuoi mettere la faccia? Non le vuoi sentire un paio di domande sui nuovi acquisti, sul modulo, su come ti è piaciuta, non ti è piaciuta la partita con l'Inter? Perché magari uno capisce se il 3, se la difesa a te ti convince oppure no. Perché lui ha detto pure: io torno al 4-3-3 appena possibile. Ma credo che non sia già possibile farlo, visto che affronti la Lazio, che è stato uno dei campanelli d'allarme delle partite dell'andata, e quindi un pochino di timore di prendere l'imbarcata, di prendere i contropiedi, che la Lazio fa bene, più che la famosa Lazio di Sarri, è una Lazio di contropiedi che sta molto attenta, che si gira il pallone e poi ti scava. Insomma, vediamo un Dendonker in copertina, e leggiamo, ovviamente vediamo che si allenano, come giusto che sia, anche quelli squalificati come Simeone, Kvar, vediamo Di Lorenzo, la squadra 2, bla bla bla, vediamo Raspadori, e qua vediamo Ngonj, Nathan, Meret e Oliveira hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, quindi ancora non si sanno bene i tempi di recupero, ma questi tre non sono convocati e non sono abili e arruolabili. Traoré ha svolto lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un programma di riatletizzazione per poter essere convocato dalla settimana prossima. Carini, carino da parte loro almeno farci sapere, perché ultimamente non compariva nemmeno. Dice: che sta facendo Traoré? Si sta allenando normalmente? Lo dobbiamo considerare arruolabile? Ovviamente no. Ci rispondono e ci dice: sta facendo una ripreparazione per essere pronto a giocare a calcio, perché non era pronto evidentemente per giocare a calcio. E segnaliamo che non ha più il pantaloncino numero 10, ma questo è o un 33, un 35 o un 55, non lo so, non ha grande importanza. Insomma, la situazione è questa qua. Ci allarghiamo. E questi sono i giocatori abili e arruolabili. Non sono molti. Questi sono i due portieri. Sappiamo che Gollini sarà titolare. C'è questo rumor di questa situazione, dove addirittura qualcuno portava Mario Rui fuori, con Mazzocchi a sinistra, Di Lorenzo a tutta fascia e Østergaard titolare. Per me è una mezza follia, nonostante io dissi: fai giocare Mazzocchi a sinistra, però era contro quell'Inter con i Queen. Adesso utilizzare tutti i difensori che hai, non dimenticate i diffidati, non dimenticate i diffidati che sono tutta la difesa, utilizzare tutti i difensori che hai, mettere a centrocampo, diceva questa cosa, citata credo dalla Repubblica o dal Corriere, riportata su molti siti, mettere a centrocampo Zielinski, Demme e Lobotka, e in attacco solamente Politano e Raspadori. Io sono veramente, sarei molto sorpreso. Di conseguenza, bene che non si parli di Demme, cioè che sia recuperato completamente insieme a Mazzocchi, che si toccava il ginocchio. Quindi dobbiamo capire la situazione di Zielinski, ragazzi. Tutto gira intorno a Zielinski. Se Zielinski è convocabile, perché è convocato, ma se lo vogliono far giocare, oppure se ci sono questioni di bonus, ci sono questioni: io non ti faccio raggiungere, perché se fai un gol ti devo dare un premio e da contratto non te lo voglio dare, quindi non giochi più. Non mi interessa che perdiamo le partite o non abbiamo qualità a centrocampo, tu non giochi più. Perché questa è la decisione. Questo non lo sappiamo. E finché è così, non possiamo dire: quello non vuole giocare. Secondo me non esiste un giocatore al mondo che non vuole giocare. Quindi dobbiamo capire questa situazione qua. Io mi rifiuto di pensare che Lindstrom non partirà titolare. E quindi, se Ngonj, non voglio adattare Politano a sinistra, non voglio adattare nemmeno Ngonj a sinistra, perché sono molto simili. Quindi io direi: Ngonj partire dalla panchina, perché sennò si spacca tutto se il nuovo arrivato subito parte titolare. E idem il discorso anche per Dendonker, che secondo me, però, venendo dall'Inghilterra, un po' più pronto, ha una chance di partire vicino all'Obotka. Questa è la situazione. Gaetano secondo me non convince da titolare, e togliamo Østergaard e cominciamo con la situazione che conosciamo bene, cioè Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo. La questione dei diffidati, aggiungo,
Sarebbe anche, noi non lo facciamo mai questo, non siamo furbi abbastanza, però sarebbe anche da, non dico considerare, ma se ti scappa un cartellino giallo lo sconti con il Verona e poi ritorni pulito contro il Milan, perché altrimenti se resti diffidato e devi fare anche la partita con il Verona potresti perdere poi pezzi, tantissimi pezzi per cartellini gialli stupidi contro il Verona, che possono capitare. E quindi sarebbe il caso di pensarci, con la partita magari già in ghiaccio, non devi fare fallo, basta una perdita di tempo, scatta il cartellino giallo. Noi queste cose non facciamo mai, però sarebbe il caso di cominciare a pensarci. E quindi Dendoncker io lo farei partire dalla panchina, Zielinski non lo farei partire dalla panchina, dovrebbe per me giocare, ma la situazione è contrattuale, e quindi partirei così. È un pochino più abbottonata come situazione, però Demme e Lobotka non hanno grande fisicità, ecco perché l'idea Dendoncker c'è sempre sullo sfondo, però è un nuovo arrivato, avrà capito subito cosa gli chiede Mazzarri, probabilmente sì, vediamo. Però perlomeno io mi rifiuto di pensare che Lindstrom non parta titolare, anzi, deve partire titolare e deve partire lì a sinistra, dove secondo me può funzionare anche meglio. Se ne va sulla fascia, rientra col piede suo e potrebbe darci una grande soddisfazione. Questa è la situazione che io immagino. Io ho letto molte domande, molto anche simpatiche e carine. La prima domanda: ma quanto è importante vincere con Mazzarri? Le ho lette tutte, ma per una questione di tempo non posso fare domande e risposte, ma tanto lo sappiamo già. Cosa ci avrebbe risposto Mazzarri. Ora che guardate questo video ci sarà Juventus-Empoli e poi Milan-Bologna. Milan-Bologna è interessante per capire se il Bologna affonda e perde ancora terreno e il Milan si consolida su quel terzo posto, o se il Bologna vuole fare lo scherzetto e vuole rimanere lì a disturbare le altre sorellastre, le sorelline. Sarà molto interessante vederlo. Intanto purtroppo l'Atalanta, come abbiamo detto, vince 2-0 con l'Udinese e si fa, cioè troppo un intruppo di squadre. Come vedete l'Atalanta si impone al quarto posto con 36 punti, c'è un'enormità tra il quarto posto e il terzo posto, quindi le sorelle stanno facendo le sorelle, come era prevedibile. Quindi adesso Atalanta, Fiorentina, Lazio. Mamma mia, quanto è importante la partita con la Lazio. E vediamo se il Bologna te lo puoi lasciare alle spalle, facendo scappare il Milan, tanto è irraggiungibile per noi. E almeno ti cominci a togliere qualche squadra davanti, perché in questo momento, come vedete, Napoli e Torino appaiate, con lo scontro diretto perso, non bene. Fatemi sapere la vostra formazione ideale, considerando tutta l'emergenza, e se affondereste l'acquisto di Perez, che sta convincendo così e così. Ragioniamoci a fondo e diciamo la nostra, perché ci leggono, ci ascoltano, poi magari non lasciano il like, voi sì, quelli che si sono dimenticati lo lasciano alla fine. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e domani partita, mamma mia che partita.